Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Buongiorno, 12:31 minuti in questo istante. Oggi è lunedì 28 settembre, nuova settimana in compagnia di Good Morning Milano. Spero che sia andato bene il weekend. Abbiamo avuto un anticipo, un'anteprima, anzi un antipasto, diciamo, di autunno. Oggi invece è tornato il sole sopra la città, temperatura però molto più bassa rispetto a quelle di un paio di settimane fa, semplicemente. Oggi, guardate, 17 gradi in questo istante sulla città di Milano, insomma, passiamo dai 30 gradi di qualche giorno fa, di colpo appunto oggi è questa temperatura. È lunedì e quindi abbiamo iniziato la nostra trasmissione e iniziamo con l'ospite del lunedì, con il nostro collegamento, sempre, eccoli, li vedo già collegati qui con noi, eccoli, Albi Oxa, Elisa Chiaradia, che oggi sono invertiti il posto senza dircelo e quindi adesso dovremmo rifare sotto pancia, perché adesso c'è Albi sotto Elisa e Elisa sotto Albi. Buongiorno ragazzi, ragazze. Come state? Tutto bene? Tutto molto bene. Bene, concordo che si congela. Bene. Allora, appunto, terza settimana ormai in vostra compagnia, abbiamo cominciato a imparare, a conoscere tutto ciò che è Milano Integra, ma ci sono appunto delle novità che tutte le settimane cerchiamo di anche dare, anche rispetto a quello che succede poi durante le settimane nella nostra città. Assolutamente. Allora, guarda, con oggi noi vorremmo approfittarne di qualche incontro insieme per leggervi un minuto via via degli articoli che abbiamo chiamato Meme Series, come fosse un po' una serie TV, però giornalisticamente parlando, rispetto al progetto che abbiamo pensato. Questo, fai conto che nasceva ancora durante il periodo del lockdown, che impossibilitati a muoverci, ad andare da qualunque parte, abbiamo cominciato col team a sentirci, a pensare e a convertire quello che già credevamo rispetto alla tematica di integrazione di Milano, a pensare a un futuro post-lockdown e post-Covid anche. Quindi quello che adesso ti leggiamo, vedrai che è molto in chiave di cosa fare adesso che siamo ripartiti, no? Ok? C'è questa città con queste dinamiche, alcuni vecchi schemi, alcune cose nuove invece da ricostruire. Come si può muovere il cittadino in questa città e che cosa noi ci sentiamo di dirgli? Quindi abbiamo il nostro splendido lettore. Guardi, la prossima volta poi prepariamo anche un sottofondo musicale, allora, va bene, per questa lettura. Il jingle per il momento. Ok, allora, no, oggi la facciamo... Albi Oxa legge, prego Albi. Grazie. Allora, il primo si chiama Checkout. Consideratela un po', diciamo, la nostra lettera di intento. Ok. Quindi, la nostra lettera di impegno. Quindi mentre sviluppavamo tutto, questo era ciò che volevamo comunicare ora. Allora, Checkout. Siamo pronti al checkout, sì. Ma questa volta non stiamo lasciando l'albergo delle vacanze oppure l'resort estivo. Ci stiamo preparando ad uscire dalle nostre case. Siamo diretti verso il posto di lavoro, all'incontro rimandato con un cliente, al ricongiungimento con mamma e papà, alla cena fuori con l'amico di una vita. Il desiderio è quello di ritornare a vivere. La nostra destinazione è là fuori. La nostra vita nella nostra città. Le metropoli si sono svuotate. Ora sono le vetrine dei negozi che cercano i nostri riflessi. Siamo in crisi perché normalmente sono gli spazi che frequentiamo a trasmetterci il senso di appartenenza. Ci fa davvero uno strano effetto non sentire più le emozioni che il vivere quotidiano ci offriva. Sentiamo il forte bisogno di comunicare, come facevamo prima, o forse meglio di prima, in modo più diretto, meno giri di parole, dritti al punto e più dimostrazioni d'affetto. Tutto questo è da intendersi all'aperto, chiaro, nella splendida cornice della nostra città. Ci sarà da lavorare sodo per tutti. Dovremo cambiare dei vecchi schemi che da ora in poi forse non saranno più validi. Ad esempio, comunicare in modo diretto, con più proattività, con un occhio anche al benessere del prossimo e dimostrando affetto. Noi di Milano Integra siamo innamorati dell'Italia, crediamo nel dialogo, nella comunità e amiamo follemente la città di Milano. Tutto questo ci ha portati ad una presa di posizione importante, decisiva. Abbiamo deciso di attivarci per aiutare a ricostruire lo spirito e la
la reputazione di questa città che ci ospita e si prende cura di noi come fossimo suoi nativi. Lo facciamo per Milano, che ora appare così rallentata rispetto a come la conosciamo noi, così sofferente, in ansia e allo stesso tempo famelica di riapertura, di tornare a vedere vita, colori, caos, persone in tutti i suoi palazzi, vicoli e strade. Milano può sembrare troppa, troppe persone, troppi edifici, tutti troppo vicini, troppa gente sui mezzi, ovunque, troppa diversità, troppo poco controllo di chi ci vive. E questa è proprio la sua potenza, il suo orgoglio, la sua più grande sfida. Milano è la città che riesce a gestire la diversità fornendo a tutti l'occasione di rilanciare la propria vita, di trovare nuove opportunità, di mettersi in gioco, di darsi nuove chance. Crocevia di storie, di background culturali, desideri e obiettivi differenti, tutti entro gli stessi confini. Vogliamo metterci accanto alle persone per favorire loro la capacità di giocare da protagonisti in questa città. Siete i benvenuti, Milano è aperta. Vogliamo aiutarvi affinché possiate fare le vostre le risorse che offre la città e migliorare la vita grazie alle opportunità che incontrerete qui. Noi di Milano Integra vogliamo tradurre il linguaggio di Milano, la lingua della metropoli. Crediamo nella contaminazione e nei valori aggiunti di cui è portatrice. Ci riferiamo a te, studente pugliese venuto fin quassù per giocartela tutto nel percorso di studi che hai scelto. A te, manager d'hotel, che ogni giorno la diversità la vedi direttamente nel tuo lavoro e ti destreggi per gestirla al meglio. A te, poliziotto calabrese, che ti ritrovi a difendere una città che spesso non senti tua. A te, impiegata molisana, che spesso di notte ti trovi a sognare il mare. A te, padre di famiglia peruviano, che non sai più neanche quanti chilometri ti separano dalla tua terra natia. A te, cuoco siciliano, che cerchi di portare i profumi della tua casa in questa città, a volte così strana e fredda. A te, fidanzata rumena, che hai deciso di seguire l'amore della tua vita, ma ancora non sai bene come farti capire, appena rimani sola in città. A te, imprenditore cinese, che sei partito con entusiasmo alla volta dell'Italia, sapendo essere terra di risorse e di nuove possibilità. Siamo in tanti ad aver scelto questa città, per mille e uno motivi, per cui sappiamo quanto possa essere dura e sfidante. Quanti sogni, sforzi, energie ci si metta per creare dei nuovi legami, per capire la città. Mentre noi di Milano Integra ci strutturiamo, abbiamo pensato di offrirvi le Meme Series. Sono dei racconti e delle testimonianze che contengono messaggi di incoraggiamento e punti di riflessione. Conoscendo Milano, scoprirete voi stessi e sarete incantati da quello che troverete. Albi Oxa, Lisa Chiaradia, Aride Miranda, Antonio Buonocore, Gianfranco Brigati e Andy Ciocca. Questo è il direttivo di Milano Integra. Benvenuti, allora, mi verrebbe da dire proprio a tutti loro, a tutti voi. Complimenti davvero, un bellissimo manifesto proprio a tutti gli effetti di quello che vorrete andare a fare, che state già facendo. Complimenti anche per aver nominato il Molise, che spesso tutti si dimenticano, quindi davvero bravi che avete, insomma, sempre gli Hai vogliamo bene a visto? loro, in Ho Basilicata incontrato. particolarmente. Questa è Cosa una delle Lisa? meraviglie di Fabio, questa è una delle meraviglie di Milano. Incontri veramente anche persone che mai avresti pensato se rimani, diciamo, nei paesi più di provincia. Ma Io ho infatti, conosciuto insomma, diversi finché arrivi dalla molisani. Cina, ok, ma se arrivi dal Molise è una cosa particolare, effettivamente. Sono d'accordo con voi. So che oltre a questo, appunto, ricordiamo prima di tutto dove possiamo trovare questo articolo, così da poterlo rileggere, dove possiamo rivedere il vostro manifesto. Questa è un'anteprima sul tuo canale, quindi su Milano News. Come vi stavamo dicendo, il sito è ancora in lavorazione, quindi Ok. chiediamo ancora 2 settimane di pazienza. Quando sarà online, poi vi faremo sapere tutto. Nel frattempo, il sito è www.milanointegra.org e Ok, c'è una landing page, però so che insomma. insomma oggi pomeriggio, anzi fra poche ore, fra pochi minuti in realtà, fra una manciata di minuti, anche voi Un'oretta sarete in neanche. diretta, giusto? Esattamente, parteciperemo al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020, Ok. dove tratteremo appunto il tema dell'integrazione come leva strategica per la ripartenza delle grandi città. Interverremo io, Lisa e Antonio Buonocore, che è un altro membro del direttivo. Ma in realtà non sarà, come dire, autoreferenziale, ma loro esporranno le loro opinioni
come dire, raffigurando più la loro qualifica professionale, il loro titolo, quindi non come membri del direttivo. Quindi la Lisa, in qualità di dottoressa psicologa e psicoterapeuta e consulente del capitale umano, mentre Antonio Cuore, come esperto di fondi europei e interprete di lingua inglese. Insomma, offrirà una cornice più europea di quello che possiamo offrire noi non Okay. solo a Milano, all'Italia, ma anche all'Europa. A che ora e dove tutto questo? Alla 1:30 la diretta si terrà presso la nostra pagina YouTube, quindi Milano Integra APS. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Allora, anche per oggi abbiamo raccontato un tassello in più di Milano Integra. Cerchiamo quindi appunto di darvi sempre più spazio in modo da poter fare in modo che chi arriva a Milano si possa davvero integrare nella nostra città e diventare parte poi proattiva a tutto ciò che è la nostra città. Quindi io vi ringrazio davvero per il vostro collegamento, vi faccio gli auguri per la diretta che andrete a fare all'1:30 all'interno del festival. Davvero grazie mille e ci sentiamo presto allora. Grazie a voi per aver ascoltato il manifesto. Speravo che la lettura fosse un po' più breve, ma ci tenevo a trasmettervi la Era abbastanza importante passione. da dovergli lasciare il giusto tempo, ci mancherebbe. Grazie, grazie Fabio, e ci vediamo lunedì prossimo. A lunedì prossimo, allora, grazie Albi e grazie Elisa, grazie mille. A lunedì prossimo con Milano Integra APS, grazie mille davvero. Ed eccoci qui, tornati in studio. Adesso è il momento invece della nostra piccola pausa perché arrivano le incursioni poetiche delle foche parlanti. Quest'oggi Alice Bertolasi ci porta a riscoprire quello che c'è fuori dalle nostre case. Vedrete un bellissimo video quest'oggi con delle bellissime parole che ci fanno sperare ancora in un piccolo scampolo di estate sul finire appunto di questo tempo che insomma ci fa diventare un po' matti in questi giorni. E quindi vediamo le incursioni poetiche delle foche parlanti. Ciao Fabio, ciao a tutti, vi lascio questo testo. Ancora c'è nella carezza dei rami la gentilezza degli occhi limpidi, di chi dice ciò che pensa, sempre a chi si ami e non abbia timore di svestirsi, depositando sul soppalco di una falda acquifera foglie, oltre foglie la terra. Ciclicamente, dopo l'inverno, è primavera sugli accenti dei disaccordi. Il timore di ferire, ulivo nell'abitudine dell'errore, ha imparato a migrare. Come scuri arcobaleno dipinti, spalancati sulla pietra, la pioggia riverbera il sole sulle ginocchia dell'estate. Ed eccomi qua di nuovo, grazie mille Alice Bertolasi, grazie mille alle foche parlanti. Di poesia comunque ne parleremo anche nelle prossime settimane. Segnatevi la data, 10 ottobre, una diretta speciale su Milano News, ma vi dirò di più nei prossimi giorni. È arrivato qui invece in studio con noi l'ospite di oggi, con cui festeggiamo un compleanno, ma festeggiamo anche insomma il fatto che lui è da un po' che non ci vedevamo effettivamente, però insomma ci siamo visti tanto, forse un po' di pausa ci voleva, no? Benvenuto a Walter Cherubini, buongiorno! Buongiorno, ben Insomma, ritrovati. Una pausa ci siamo visti imposta in ogni modo. ininterrottamente per non mi ricordo quante settimane. Quasi 100. Ecco, Mi ha cioè, fatto abbiamo quasi fatto 100 praticamente 2 anni trasmissioni. quasi a vederci tutte le settimane, poi è arrivato questo codice, ci ha allontanato, però appunto appena abbiamo potuto vedi subito da qua Walter, bentornato e buon compleanno, ma non perché fai gli anni tu Walter, che tu No, 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 non fai non più li in faccio. genere, tu sei sopra o superiore a queste cose, No, ormai. diciamo, no, seguo anch'io quello che è la normale sequenza degli anni. Diciamo 15 che anni invece di abbiamo consulta fatto periferia 15 anni di Milano. consulta periferia Milano, quindi 3 lustri piuttosto intensi, e cadono anche in una situazione, diciamo così, di ripartenza. Tutti dicono come ripartire. Allora, in questa ripartenza il rischio è che tutto sicuramente non rimarrà come prima, su questo non c'è dubbio, ma tutte le cose che si potrebbero anche innovare rimangono lì perché si sta rincorrendo l'emergenza. Cioè abbiamo tutta una serie di situazioni, anche nella nostra città, di ripresa, perché ci sono parecchi scompensi, lo smart working, i negozi che non hanno più gli afflussi di prima. Insomma, è una situazione molto complessa e quindi
siccome siamo abbastanza abituati a rincorrere le emergenze, per quello che non riusciamo a fare avere un approccio strutturale, il rischio è che anche le cosiddette periferie, rimangano come erano. Anche perché nelle periferie si dice non sia andata poi così male rispetto al centro, e quindi soccorriamo il centro che va benissimo, però dobbiamo avere attenzione e riprendere quell'attenzione che c'era sulle periferie, anche se poi con tutte le difficoltà del caso. Ecco, per quello che abbiamo un pochettino intitolato questi 15 anni, questo quindicesimo. 27 settembre 2005-2020, dalle periferie per ripartire. E per ripartire avete deciso di fare, posso fare una piccola nota, non quello che in scaletta mi è stato segnato come amici delle periferie, ma un ABC delle periferie, giusto? Esattamente, esattamente. Ringrazio comunque Bea che mi fa sempre la scaletta con tanto amore, però ci siamo capiti male forse prima per quello. ABC delle periferie, ma L'ABC, ABC. ecco perché. Se nulla sarà come prima, dobbiamo anche cominciare a modificare un po' l'approccio. Invece di partire dal centro e andare verso le periferie, è utile che noi partiamo dai confini amministrativi della nostra città. E da lì poi risaliamo. Risaliamo fino a dove? Risaliamo fino alla cerchia della 90-91. Ok. Perché, come anche dalla mappa che ha fatto l'Agenzia delle Entrate, per altri motivi, ha distinto un centro storico, un centro, quattro semicentri e poi quattro periferie che partono dalla cerchia della 90-91. Adesso senza stare lì a usare il centimetro, Diciamo però che questa è l'area periferica ed è quell'area periferica che corrisponde agli antichi comuni milanesi, di cui nel 2023 cadrà il centenario dell'annessione. dell'aggregazione a Infatti, Milano. l'annessione non è proprio, è più Era un'aggregazione, no? un'aggregazione non voluta, Infatti, non è. tranne che per il comune di Turro che avvenne nel 1918 per altri motivi, però gli altri 11 comuni, andiamo da Niguarda, a Baggio, a Io Lambrate, non sottolineo erano sempre, assolutamente non stiamo d'accordo. dicendo che bisogna tornare indietro a rifare comuni singoli, a tirare fuori città, ma forse che qualcosa dovrebbe insegnarci questo invece, Ma no? deve insegnarci su due livelli, perché allora esiste un primo problema, appunto, che è quello di un ABC delle periferie. Perché da un quartiere con l'altro c'è differenza, da un isolato con l'altro c'è differenza. Noi normalmente siamo abituati a guardare dal centro e quindi in maniera un Sì. pochettino, diciamo così, assommando le Pensavo cose. anche, cosa che se uno pensa fuori Milano è normale, cioè un paese con un altro hanno due nomi, due paesi diversi, all'interno degli stessi paesi magari a volte c'è anche un nome di una zona con il nome di quell'altro, le frazioni, nessuno verrebbe a dire quei quattro paesi lì c'hanno lo stesso nome e via, cosa che invece avviene spesso invece a Milano, quella zona prende un nome, diciamo un macro nome, ma poi in realtà se vai a vedere appunto si parla di quattro o cinque quartieri aggregati anche, no? Sì, poi diciamo, avendo anche uno sguardo fuori Milano, Agostino Petrillo su un suo libro scriveva di un quartiere, il CEP, che gli amministratori confondevano con un altro. È chiaro che se si confonde, quindi non è, il problema delle periferie non è un problema di periferie milanese, ma è un problema di periferie mondiali, perché questo qui è il tema reale delle nostre città e anche megalopoli, tenuto conto che Milano è una piccola metropoli, se confrontiamo con chi ha 20 milioni di abitanti, noi siamo arrivati ad averne 1.400.000, adesso lievemente in discesa. Quindi l'ABC delle. Di nuovo leggermente in discesa siamo ancora. Leggermente in discesa per motivi vari, calcolando esclusivamente i Pensai quando si mirava i residenti. 2 milioni, sembrava quasi fatta. Mi ricordo Sì, insomma, ormai è tutt'altra parlava, siamo arrivati fantascienza negli anni adesso. 70 a 1.750.000 residenti. Però allora bisogna passare attraverso i 166 toponimi diversi che noi abbiamo con il Centro Studi Periferie di Consulta Periferie Milano, abbiamo individuato, elencato, mappato in maniera tale che si sappia di quello di cui si parla. Quindi che c'è Eccoli qua. Assiano. Adesso non li stiamo a leggere perché vabbè, sono No, improponibile leggere leggere tutti li quanti, abbiamo però distinti. sono insomma tutti toponimi di quartieri, giusto? Di quartiere, piccolo o grande che sia, Collocato all'esterno della della. Ok. cerchia della Quindi 90-91. E ce ne quindi saranno anche un po' che quindi non ce ne sono indenti. Quindi saranno solo la periferia. pochissimi, 166. 166 ne abbiamo mappati, e quindi ciascuno ha una propria situazione, una propria logica. Per
No? Dire San Siro, dire quartiere Aler San Siro, oppure dire quartiere San Siro verso l'ippodromo, distano 100 metri l'uno dall'altro, passa il 16 e mezzo, però è una cosa completamente diversa. Due mondi Allora, diversi. se noi non abbiamo una capacità di leggere un alfabeto delle periferie, poi è difficile anche comporre un linguaggio, perché è difficile parlare con le sole consonanti piuttosto che con le sole E lettere. quindi questo esempio, questi sono alcuni, no, di Ma qui questi. c'è un interessante mappa che ha fatto Urban File, che è una mappa muta. E da Ok. questo punto di vista, una volta quando ci insegnavano la Mi ricordo, geografia, dove mettere ci facevano tutti i fiumi, dove mettere no, tutti gli le affluenti del cartine mute, Po, ci infatti, facevano devi anche, no, scriverlo per tu. dire, ecco, anche i nostri ragazzi nelle scuole, i nostri ragazzini dovrebbero un attimino imparare a capire in che quartiere abitano, almeno sapere qual è il nome e magari con chi confina. Perché se noi non teniamo conto, non conosciamo, poi Rogoredo. Lo conosciamo solamente Ma perché c'è il boschetto della droga e infatti. quando ce lo. Invece dobbiamo appassionarci ai luoghi dove Che abitiamo strano, e però, che che appunto formano la magari città. sappiamo tutto di quello che succede a New York, a Manhattan, ci piace l'East River, quella roba lì, poi non sappiamo appunto Rogoredo, sappiamo un nome di chissà dov'è, alla fine mezz'ora ci arrivi Anche meno? da dovunque tu sia Milano, appunto, oppure la maggiorina, mi viene in mente questi nomi un po' strani che magari Certo. uno non pensa. E invece, appunto, poi si parla solo invece di Via Salomone, solo perché appunto c'è qualcosa che non va bene. Senza sapere magari dov'è Via Salomone, Infatti, perché dov'è questo questo? qui è anche il problema grosso. Ecco che allora, nel momento in cui si va a un cosiddetto recupero dei borghi, dei quartieri, anche se qui, anche tra gli architetti, qualcuno dice: ma il recupero dei borghi è un linguaggio antiquato, non è più aggiornato con i tempi. Chiamiamoli come vogliamo. Comunque ci sono 166 toponimi diversi, questo è il punto. Poi li vogliamo chiamare borghi, quartieri, periferia, conurbazioni, chiamiamole come vogliamo, però sappiamo che è una parte della città, è una parte della città che non è conosciuta e bisogna conoscerla. Per questo abbiamo avviato anche una ripartenza operativa. Appunto, ecco appunto questo che voglio dire. E come fare quindi a conoscerla e come fare appunto a riuscire anche a viverli poi appunto questi quartieri, chiamiamoli borghi, ma come vogliamo, cioè comunque questi luoghi della città. Allora, noi già dal 2019 avevamo avviato un percorso per costruire un'iniziativa che potesse trovare la modalità per far conoscere questi quartieri Ok. attraverso anche le iniziative che vengono fatte, perché nel territorio periferico vengono fatte tantissime iniziative, ci sono tantissimi soggetti, poi magari faremo qualche numero. Ma la città non sa ciò che accade perché non esiste una forma di comunicazione. Allora abbiamo cercato di costruire una proposta che si chiama Periferia Art Me, antichi borghi e nuovi quartieri della periferia milanese. Perché Periferia Art? Perché noi abbiamo lo scopo di far conoscere ciascuno dei 166 luoghi che ci sono a Milano, come attraverso la rappresentazione e la conoscenza dei beni artistici, architettonici, paesaggistici o anche museali che ci sono nelle periferie, non sono conosciuti. C'era un servizio su TG2 Dossier l'altra notte e parlava del Museo della macchina da scrivere di Trani che ha 437 pezzi esposti. Sono tantissimi, mi sembra, No, no? Così sulla carta. che sono Ti parecchi, no, lancio, realmente ti alzo la 400, palla, vai. 437 uno dietro l'altro. Noi abbiamo uno sostanzialmente sconosciuto, Museo della macchina da scrivere in zona Farini, che ne Bellissimo museo. espone 600 di pezzi, ma perché non ha lo spazio per esporre gli altri 1600 Che è pezzi? il magazzino. No? Ecco, allora Milano. Mentre a Trani, il Museo della macchina da scrivere è l'attrazione, a Milano una possibilità di 2.200 pezzi rimane sostanzialmente sconosciuta. Ecco allora, ogni terzo fine settimana del mese, articolato tra venerdì e sabato domenica, voi potrete vedere
Tutta una serie, abbiamo iniziato questo mese di settembre, il 18-20, con la prima quindicina di appuntamenti che ci ha portato in cascine, musei, a vedere statue, il cavallo di Leonardo famoso, che, dove non c'è nemmeno una freccia che lo indichi. È molto interessante quello che è stato con Periferia Artmi, perché non è che avete pensato di fare come al solito la manifestazione così che si fa ogni tanto, la festa della periferia o la festa del quartiere, ma l'avete pensata inserita all'interno anche di un calendario cittadino, però dove già la città comunque esistono anche altre cose, quasi un po' da fare poi da Trade Union con la prima domenica del mese, no, giusto? Esattamente, allora, innanzitutto il 28 di agosto abbiamo presentato in commissione congiunte periferie e turismo del Consiglio Comunale di Milano la proposta Periferia Armi con l'assessore allo sport e turismo Guaineri, per cui ha un approccio cittadino questa iniziativa, ma perché è proprio è quello che vogliamo, un approccio cittadino, perché la città deve essere conosciuta. E, da questo punto di vista, allora, se la prima domenica del mese è dedicata ai musei aperti che normalmente sono nel centro a livello gratuito, così anche abbiamo detto il terzo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, può diventare una costante mensile, escluso dicembre, gennaio all'incirca, una costante mensile dove ogni cittadino può andare anche su il sito periferiartami.it oppure anche su Yes Milano e andare a vedere il calendario delle iniziative che ci saranno, e quindi ogni mese si ripeteranno, ogni mese ciascuno del 1.400.000 residenti, ma diciamo anche gli 80.000 studenti fuori sede che sono a Milano, possono conoscere a Milano. Ecco, oggi c'è questa necessità forse di avere gli spazi aperti, di andare oltre il centro. Ecco, questo qui forse è un momento, una congiuntura favorevole nella situazione molto problematica e critica, assolutamente non superata, ma per cominciare a fare dei passi. I primi passi li abbiamo fatti, appunto, abbiamo iniziato con questo terzo fine settimana di settembre, e riprenderemo a ottobre e novembre. Mese, ottobre, novembre, quindi terzo fine settimana di ogni mese, www.periferiartmi.it, potete trovare delle bellissime iniziative, a volte volutamente anche che si ripetono nei vari mesi, così che se ve la prendete un mese potete tornare il mese dopo, nel senso è proprio volutamente fatta tutta questa iniziativa per far conoscere il territorio o che avete sotto casa o che avete nel quartiere vicino o in quella zona, dite ma io non ci andrei in macchina, non c'è niente là, e invece scoprite che, ecco, poi questo grazie a tutta una serie di reticolato di realtà associative, enti che si rendono disponibili da una parte, hanno un interesse a fare conoscere. È molto interessante vedere come appunto siete anche rientrati appunto nel calendario di Yes Milano, e questo è molto, molto bello, ma a differenza di altre attività che vengono fatte come le WIC, sono attività puramente commerciali o comunque economiche, dove c'è un grande anche dispendio di denaro privato, ci mancherebbe, nel senso che giustamente viene fatto investito per fare queste attività, qui stiamo parlando di tutte attività fatte da piccole, quasi sempre associazioni, piccole e medie associazioni, con tanto tanto volontariato invece. Sono volontariato e gratuito. Questo qui, perché volontariato è volontariato se è gratuito, altrimenti non è volontariato, è privato sociale, chiamiamolo come vogliamo. Ecco, questa qui è l'attività, cioè ci sono gli abitanti che rendono disponibile far conoscere la propria, il proprio pezzo di città a tutti gli altri. In primo luogo ai residenti, perché molto spesso sono proprio i residenti che non conoscono il luogo, proprio quartiere. Invece questa qui è una possibilità. Dicevo appunto, avete fatto 15 anni come consulta, avete dovuto forse festeggiarvi, da dire, con un decalogo che avete usato proprio come dire ok, fino adesso è stato questo, adesso si riparte da questo decalogo. Allora, il decalogo sedimenta tutta una serie di conoscenze e realtà, è il frutto, noi che cos'è che diciamo, uno, che cosa avete fatto voi come consulta periferie Milano in questi 8 anni? Estremizzando il concetto, abbiamo proposto 150 convegni e seminari di studio approfondimento, dove abbiamo incontrato di tutto di più, docenti universitari, chi opera sul territorio, rappresentanti delle istituzioni, e abbiamo sedimentato una conoscenza. In secondo luogo
oltre all'attività di studio, di confronto, anche di dialettizzazione, perché sono sempre state occasioni di confronto tra realtà diverse, questo è il tema di fondo. L'altro è anche un'azione operativa. Noi non siamo dei promotori musicali, ma per esempio, appunto, abbiamo festeggiato ieri questo 15° anniversario con un concerto che abbiamo chiamato un pochettino pomposamente Concerto dalle periferie per Milano, alla Chiesa delle Lucertole, già detto del Desert, in Lorenteggio, con un concerto. No? E noi ne abbiamo fatti in questi anni 800 concerti, oggi a titolo gratuito, ad ingresso gratuito, e segnaliamo sempre che abbiamo la disponibilità di un gruppo di 40 cori amatoriali che si rende disponibile per cantare liberamente. Utilizziamolo, perché sono risorse da utilizzare. Il decalogo. Cosa allora, dice il decalogo? Quali sono le 10 leggi della fede? Le 10. Il decalogo... Si dice nulla sarà come prima. Allora noi abbiamo tutta una serie di regole che ostacolano l'azione sul territorio periferico. Abbiamo delle regole che vanno bene per il centro, okay. I negozi di Galleria Vittorio Emanuele, ma ragionare con le stesse modalità a Quartoggiaro piuttosto che a Muggiano piuttosto che dall'altra parte è un disastro, non c'entra assolutamente niente. Quindi fare regole uguali per diversi vuol dire che si prendono 5 milioni per un negozio in Galleria Vittorio Emanuele e si lasciano invece centinaia di negozi vuoti. Allora, il decalogo approccia sostanzialmente la questione delle regole, delle norme, della burocrazia. Elenco solamente dei punti. Il decentramento in municipi. Se noi non abbiamo una articolazione dell'amministrazione non centralistica ma policentrica, la città policentrica ce la sogniamo e le periferie ci perdono. Per quello parlavo prima di antichi comuni, bisogna un attimino andare a rivedere com'è la costruzione amministrativa. Il tema della partecipazione, la partecipazione non può essere a chiamata d'emergenza, ma deve essere strutturata. Abbiamo tantissime associazioni e quindi semestralmente dal comune ai municipi possono chiamare per temi particolari o generali tutta una serie di realtà che normalmente si occupa delle cose per confrontarsi, per vedere quali sviluppi dare, le traiettorie innovative, soprattutto in questa fase di tentativo di innovazione. Ma se non chiamiamo a raccolta, noi diciamo sempre gli ambrogini che il Comune di Milano ogni 7 dicembre assegna. E poi che fine fanno? Si parla di ricchezze da porre all'attenzione della città di Milano, poi nessuno li consulta. Devono essere consultati in maniera, nella loro libertà naturalmente, ma in maniera strutturata. Quindi diamoci anche delle regole, perché se un'amicizia è vera, si struttura, non è casuale. Uno può dire ogni 6 mesi, quindi questo qui è il tema della partecipazione, come anche il tema della comunicazione. Noi abbiamo le realtà culturali che promuovono come minimo biblioteche comunali comprese almeno 300 iniziative a titolo gratuito ogni mese. Come si fa a conoscerle? C'è il fai da te, e cioè nessuno riesce a sapere le cose. Quindi, i suoi, poi. No, quindi ci sono proprio i giri, ma non si aiuta nemmeno a conoscere la città. Il tema delle locazioni l'abbiamo detto, perché noi a questo punto abbiamo avuto il caso scuola della Fondazione Perini a Quartoggiaro, che è stata sfrattata pagando l'affitto, no? E poi hanno trovato una soluzione ad persona per lo scomparso Antonio Iosa in consiglio comunale. Ma una soluzione ad persona invece deve essere la regola per tutti. Io utilizzo uno spazio comunale, garantisco un certo tipo di attività, lo faccio, sì, l'attività viene rinnovata questa cosa, giusto. No? Tenuto conto che abbiamo centinaia di spazi vuoti, quindi il problema non è sostituire chi già lavora, il problema è dare spazio ad altri che lavorano, e lo spazio esiste. Il tema della COSAP, diciamo pure il tema della SIAE, che non è un tema di carattere amministrativo comunale, mentre è un problema del sindaco. Posso dire, Walter, in questi casi, ad esempio, io se vado da un sindaco e il sindaco mi risponde ma non è roba mia, io dico no, tu mi fai portavoce di un problema che diventa nostro. Cioè, come dire, secondo me anche gli amministratori comunali, anche gli amministratori municipali
devono farsi carico di questa, di queste istanze, anche se non sono direttamente loro poi a poter firmare e decidere, però giustamente devono portarsi deve avanti. Esserci una compartecipazione, condivisione, perché la città è di tutti quanti quelli ma che ci sono. Ma sappiamo che uno dei grossi problemi per la maggior parte delle associazioni non si fanno a volte attività per allora quelle. Su questo comunque non sto dicendo che gli artisti non vengono di fame o non avere i propri diritti tutelati, ma che forse bisognerebbe distinguere il concerto all'Idroscalo o al concerto non so, di San Siro dal concertino fatto in Piazza Segesta per tirare su quattro soldi o per far rivivere un po' la zona. Ma anche per animare, nel senso che sono tutti, noi partiamo dalla nostra esperienza, 800 concerti ad ingresso gratuito, che cosa vuol dire? Che non abbiamo ricavato niente, eventualmente abbiamo speso tempo e anche qualcuno ci ha messo del denaro, no? Associazioni varie, ricordo la Fondazione Milano Policroma tra le altre cose che ha sempre dato un sostegno anche per pagare che cosa? La SIAE in primo luogo. Abbiamo fatto il concerto. Sì, spesso tempo degli artisti vengono gratuitamente, anche a volte è successo, ci sono anche ma ci sono danno del proprio, volendo allora, pur di animare appunto allora uno certe può anche, allora uno può anche versare alla SIAE, ma ricordiamoci una cosa, che o non si paga la SIAE come accade, oppure non si fa niente come accade. Allora, nulla sarà come prima, vogliamo continuare come prima, per quello scriveremo una lettera alla presidenza della SIAE, no? A Mogol, Giulio Rapetti, e quindi apriamo un confronto molto tranquillo, ma capendo che noi stiamo lavorando sulle periferie, ci sono tante realtà che lavorano sulle periferie, il tema poi delle palestre, delle nuove palestre che non hanno le dimensioni per far giocare 10.000. Ne ha parlato mercoledì scorso proprio insieme al già presidente della Federazione Lombarda di pallavolo, che anche lui denunciava proprio questo, diceva basta le palestre, uno riaprite, le due, quando le costruite fateci una chiamata, così almeno sì, decidiamo come vanno fatte. Ma poi sono state anche fatte, siamo andati alla Steria, la Steria sì, c'era la palestra dove possono giocare, allora abbiamo costruito 10 nuove scuole con le palestre ancora strette, quindi abbiamo 90 società sportive di pallavolo e pallacanestro con 10.000 giovani atleti che invece di avere 10 nuovi luoghi dove praticare lo sport rimangono come prima. Il tema delle case popolari e della City School, ma avremo anche... Ma poi ne avremo a parlare. Allora, siamo in chiusura, Walter. Proprio un minuto, velocissimo, perché non ci fermiamo a ragionare sull'oggi, sul ripartire oggi, ma anche a lungo termine, perché so che c'è un appuntamento molto importante, marzo 2021, su cui state già ragionando, su cui già avete delle progettualità, che ho delle vostre, come dire. Diciamo che uno degli elementi che caratterizza Consulta Periferia Milano è proprio questa attività di studio ma anche operativa, e abbiamo anche, siamo stati chiamati a partecipare a dei network europei, tra l'altro a Matteo che si occupa proprio della amatorialità e quindi culturale eccetera, è da tempo che ci lavoriamo, quindi c'è questo summit delle città mondiali sulla cultura e una delle aree tematiche sarà il rapporto centro-periferie, e quindi cercheremo di dare da qui a marzo tutta una serie di stimoli ma anche di documentazioni, anche di iniziative, perché possa esserci una realtà che si sviluppa nelle periferie ma a tutto tondo, cioè riconosciuta e riconoscibile, non casuale, faccio lo storytelling e racconto che c'è un'eccezione. Noi dobbiamo costruire un sistema anche di semplici regole che possano essere offerte a tutti perché la partecipazione invocata sia poi eseguita e sia possibile. Perfetto, Walter, siamo in chiusura, monito già le ragazze, mi scrivono gli orari per ricordarmi che dovevamo chiudere quasi 9 minuti fa, però vabbè, c'erano tante cose da dire, c'era un po' che non ci vedevamo, quindi mi sembra doveroso parlare di tutto questo, sicuramente ci rivediamo, ricordiamo le coordinate per seguire tutto quello che fa Consulta Periferie Milano, dove possiamo trovarlo? Abbiamo il sito periferiemilano.com che è soprattutto di documentazione, quindi tutte quelle cose che diciamo esistenti lì potete trovarle in buona parte perché c'è sempre da scoprire. In secondo luogo sottolineiamo periferiartme.it che è appunto questa iniziativa di conoscenza del territorio ogni terzo fine settimana. Perfetto. Del mese. La bravissima Beatrice poi metterà nei commenti a questa diretta i vari link così potete trovare tutto quanto e non avere problemi a ritrovare i vari siti.
Walter, grazie mille, bentornato, ci rivediamo grazie presto. Grazie a voi, allora, va bene? Certamente. Grazie mille a Walter Buona giornata a tutti. Di Consulta Periferie Milano, lo rivedremo ancora adesso. Ah, poi Focus Periferie è questione di poco, ma ripartirà di nuovo e quindi insomma avremo la nostra bella trasmissione per poter parlare tutti i giorni di periferie. Oggi parliamo anche su Milano News leggermente di periferie, perché il Comune di Milano ha lanciato il bando, sembra che manchi tanto, invece è Natale dietro l'angolo, quindi hanno già lanciato il bando per le luminarie del centro città e hanno messo che però se vuoi mettere luci in centro città le devi mettere anche in una via della periferia, insomma una piccola cosa che però si fa per sperare in bene sulle politiche del futuro, ma sappiamo che la Consulta Periferie sarà sempre lì a vigilare e a dare buoni spunti anche agli amministratori. Io ringrazio ancora Walter, grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento ritorna mercoledì sempre qui in diretta alle 12.30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.